scoperte non con i miei avversari, ma con i miei competitors, a carte scoperte sulla strategia di Foggia del futuro. Perché a carte scoperte? Perché io non ho mai nascosto niente della mia vita e del mio impegno politico. 5 anni fa si sapeva chi era Gianni Mongeri che si candidava, adesso si sa ancora di più chi è Gianni Mongeri che si ricandida al giudizio delle primarie, un giudizio a carte scoperte, che sia un giudizio sereno, pulito, trasparente, che veda il centro-sinistra scegliere il suo candidato tra gli uomini e le donne che hanno deciso di affrontare questa partita. Avrei potuto dire non si fanno le primarie, avrei potuto dire facciamo un altro percorso, invece io ho scelto di farle e di farle a carte scoperte, dicendo a tutti quanti voi la città che ho trovato, la città che abbiamo insieme governato, la città che abbiamo condiviso, la città a cui vogliamo assicurare un futuro. A carte scoperte, perché da sindaco, come vi dicevo, ho accettato di confrontarmi con la coalizione, ma io sono anche il sindaco che gioca a carte scoperte con i miei competitors, con i miei sostenitori politici. Qualcuno sta dicendo che io sto comunicando troppo tardi le cose che ho fatto e quelle che volevo fare. È vero, ho sbagliato strategia di comunicazione. Ho sbagliato negli ultimi anni a stare troppo impegnato a risolvere le questioni dell'amministrare e forse ho perso inconsciamente o mi hanno fatto perdere il canale di contatto con la città. Adesso invece voglio tornare nuovamente sulla comunicazione diretta, a costo di prendermi gli insulti, a costo di prendermi le offese, ma si deve sapere in primo luogo quello che ho fatto è quello che sto facendo. Io sono a carte scoperte e difendo il lavoro che ho fatto con chi mi è stato a fianco in questi 5 anni, che ringrazio per il loro contributo e il loro lavoro meraviglioso. Ringrazio anche le forze politiche che hanno sostenuto questa mia scelta strategica. Non tutti l'hanno fatto, altri hanno lavorato di nascosto, altri hanno lavorato con i sotterfugi. Altri non hanno avuto la dignità di dire a carte scoperte io mi candido. Io mi candido per fare in modo che questo non succeda più, per fare in modo che il centro-sinistra possa scegliere con chiarezza il suo progetto, possa scegliere con chiarezza quello che abbiamo fatto, dire che cosa abbiamo sbagliato e nello stesso tempo guardare al futuro. Io faccio un in bocca al lupo ai miei colleghi di percorso in questo momento, a Rita Salò in primo luogo, è una donna, è la donna che si candida e merita la mia prima sottolineatura anche per la sua voglia di essere della partita, a Lorenzo, a Nino, all'architetto Marasco, lo chiamo architetto Marasco perché lui continua a chiamarmi Mongelli e sindaco, con gli altri penso di poter mantenere un rapporto che ho sempre tenuto sereno e cosciente. Il mio problema in questo momento però è far capire alla città che cosa sta succedendo. Sta succedendo, lo dirò ancora con più chiarezza a carte scoperte, sta succedendo che forse il centro-sinistra o pezzi del centro-sinistra stanno forse inconsciamente giocando o facendosi giocare in una partita che è una partita trasversale, una partita che vede insieme chi in questo momento dice di volersi candidare con il centro-sinistra, ma non dice di essere di centro-sinistra, dice di non avere le forze politiche dietro di sé e questo non è corretto, nemmeno per quella parte del PD che lo appoggia, ma soprattutto non dice chi sta con lui e chi gli ha chiesto di candidarsi. In questo momento vediamo in giro strane situazioni, si chiede il voto un po' dappertutto, bisogna invece confrontarsi e scegliere nell'ambito del centro-sinistra. Questa scelta degli elettori del centro-sinistra non la può decidere Enrico Santaniello, non la può decidere Lucio Tarquinio, non la può decidere Tonio Leone, non la può decidere Bruno Longo, persone degnissime ma nelle quali e alle quali io in questo momento ritengo di dover chiedere
la lealtà politica di lasciare il centro-sinistra nelle condizioni di confrontarsi serenamente, anche perché nella logica dell'alternanza della democrazia sarà il momento in cui liberamente il centro-sinistra sceglierà i suoi uomini e le sue donne. Io gioco a carte scoperte con la convinzione di non mollare, ma non perché ne abbia bisogno per chissà quale mio vantaggio, perché in questo momento sono convinto che il progetto della città per la quale ci siamo impegnati tutti deve ancora continuare. La città che abbiamo trovato, una città in coma, una città in cui il malaffare era appena sulla porta, se non addirittura dentro le strutture dell'amministrazione comunale, una città in cui non c'era più speranza, una città in cui nessuno si assumeva la responsabilità di dire sì sì, no no. Io ho detto sì sì poche volte e molte volte no. Adesso qualcuno mi dice che questo non è stato creatore di consenso. Io di quel consenso non lo volevo. Io voglio il consenso della città, alla quale devo chiedere solamente scusa per non aver fatto capire bene che cosa forse stavo facendo. Questo sarà il mio limite. Se perderò la campagna elettorale, io spero che sia solo per questo, per una comunicazione non sufficiente. Sono convinto invece che la città stia percependo con chiarezza che cosa sta succedendo. E io dico che quello che sta succedendo è in primo luogo questa cosa: il centro-sinistra che sceglie le sue linee guida. Io le ho firmate dal primo minuto. Vorrei che questa firma fosse forte e condivisa e ci si ritrovasse intorno a questo progetto. Io lavoro perché il progetto del centro-sinistra torni e continui a essere il progetto di riferimento di questa città. È vero, qualcuno ha detto, io in alcune situazioni ho detto amministrare, fare le scelte non è di destra o di sinistra. Lo dico, chiudere una buca non è di destra o di sinistra. Ma fare scelte di politica sociale, fare scelte di prospettiva di sviluppo della città, fare scelte su chi condividere questo percorso e su chi non condividere questo percorso, fa la differenza tra la sinistra e la destra, fra la differenza di un progetto e soltanto di un gruppo di potere. Questa città si è tolta dai gruppi di potere? Non lo so. Sicuramente i gruppi di potere con me non solo non sono entrati, ma sono usciti da Palazzo di Città. Non vorrei che si stesse preparando un sottile percorso di rientro di queste persone. Le persone che hanno voluto anche strumentalizzare posizioni senza assumere la responsabilità di scelte sbagliate. Vogliamo parlare di tributi? Vogliamo parlare di AMGAS? Vogliamo parlare di ATAF? Vogliamo parlare di Amica? Lo facciamo e lo faremo a carte scoperte. Certo, ci sono anche altri impegni che qualcuno mi dirà, le stesse carte scoperte le devi scoprire sul perché non hai aperto il Teatro Giordano. Certo, perché alcune cose non si sono fatte, perché il Teatro Mediterraneo si trova in quella situazione che così com'è. Io su questo non faccio sconti a nessuno, nemmeno a me stesso. Su alcune cose dovevamo essere capaci di dare qualche risposta migliore. Sul teatro ci arriveremo anche in un passaggio successivo. Quello che vi voglio dire è che io voglio condividere con chi fa questo percorso con me un confronto leale e sereno. A questo punto, accanto a questa strategia di comunicazione a carte scoperte, io dico, insieme con le carte scoperte, diciamo che cosa vogliamo fare da qui ai prossimi 100 giorni. Perché io continuo a essere il sindaco della città, continuerò a essere il sindaco della città fino all'ultimo minuto in cui questo mi sarà concesso, penso anche per i prossimi 5 anni. E qui nella cartella ci sono 10 cose da fare, concrete, dirette, immediate nei prossimi 100 giorni. Cose che la città, di cui la città ha bisogno, ma la città in questo momento ha bisogno soprattutto di avere un momento di confronto sereno. Ad esempio, ho voluto farla qui nel centro storico anche per dire nettamente che non condivido la strategia di militarizzazione del centro storico che qualcuno ha voluto porre
o vuole porre in essere anche dopo gli ultimi episodi che si sono verificati. Sicuramente va incrementato il ruolo della Polizia Municipale, sicuramente l'attivazione di un nucleo operativo di sicurezza va fatto. Ai nostri giovani devono poter vivere questa loro esperienza del centro storico con serenità, così come gli abitanti del centro storico non devono subire il peso e il danneggiamento di questa opportunità. Siamo dinanzi a pochi metri da due piazze emblematiche, Piazza Giordano e Piazza Mercato. Quelle statue, quei monumenti devono trovare nuovamente la loro completa dignità. Piazza Mercato, un errore a cui abbiamo messo riparo. Accanto a tutto questo, investimenti anche in termini di cultura e di innovazione. Sul teatro, ci andiamo insieme se volete, ve lo posso anche aprire e lo guardiamo insieme. Che cosa è adesso il Teatro Giordano? Che cosa è il teatro e perché questo teatro non ha il timbro maledetto di un'agibilità che non ci poteva essere a fronte di un progetto sbagliato, a fronte di un lavoro mal fatto, a fronte di percorsi sui quali tanti stanno giudicando. Non poteva essere aperto perché non si è pensato ad esempio a fare gli allacciamenti elettrici che abbiamo fatto. Adesso dobbiamo solo sperare che il Tribunale ci ridia le chiavi e lo stesso giorno quelle chiavi verranno riconsegnate alla città. Però nel frattempo abbiamo lavorato alla stagione teatrale, abbiamo lavorato alla direzione artistica, abbiamo lavorato alle scelte da fare. Così come lavoriamo per completare percorsi dal punto di vista di una Foggia turistica, di una Foggia che sappia valorizzare la sua agricoltura. Tutto questo è quello che io da qui a 100 giorni voglio completare. Ci sarà anche il momento di pensare quello che dovremo fare il 101° giorno. Nello stesso tempo io vi chiedo e chiedo alla città di partecipare con serenità. Domenica 9 sia una festa di democrazia, che non succeda di trovare strana gente davanti a quei seggi, che non succeda come a Bari di dover ricorrere alla Digos per esercitare il diritto democratico, che non succeda che qualcuno voglia far vincere ad altri per condizionare il voto di maggio. È il centro-sinistra, i suoi uomini e le sue donne che devono scegliere da chi farsi governare. E io accetterò quel risultato, qualunque esso sia, convinto che ho fatto la scelta migliore, la scelta per la città. Io mi fermo, essendo una conferenza stampa, e a carte scoperte, senza rete, sono pronto alle vostre domande, così come ringrazio tanti che stamattina sono qui con me. I temi sono tanti, dal lavoro alle difficoltà economiche, dalla questione occupazionale alla questione urbanistica. Su tutto questo siamo pronti a confrontarci, abbiamo cominciato a farlo, lo dobbiamo fare con la regola e l'impegno morale. Io mi impegno a non chiedere il voto di un esponente di centrodestra, perché qualcuno dice è sbagliato, bisogna allargare il consenso. Non è questo il momento politico per allargare il consenso, questo è il momento politico in cui il centro-sinistra sceglie i suoi uomini e le sue donne e lo deve fare liberamente. Quegli uomini e quelle donne scelti dal centro-sinistra, liberi da condizionamenti, senza aver fatto patti trasversali con nessuno, potranno scegliere e stabilire il percorso anche di coinvolgimento e di allargamento. Non possiamo pensare di fare un passaggio che sarebbe mortale. Il centro-sinistra a Foggia, dico grazie anche al mio viso, al viso di un sindaco che ha accettato di fare le primarie, ha l'opportunità di darsi una nuova linfa politica, una linfa politica migliore, più forte. Io ringrazio i rappresentanti delle forze politiche che ci sono state e che ci sono stamattina. Ci sono tanti che hanno condiviso con me il percorso di questi anni e io li voglio ringraziare tutti coloro che si sono spesi con me. Ma adesso è il momento delle scelte, scelte che si devono fare con la trasparenza, scelte che si devono fare senza andare a cercare gli appuntamenti nascosti o i sotterfugi degli appoggi trasversali. No, è il momento della verità.
È il momento della chiarezza comunicativa e politica. Torno a ripetere, è il momento in cui il centro-sinistra sceglie chi lo deve rappresentare. Non lo può decidere questo l'esponente del centro-destra o altri esponenti. Ma detto questo, io sono convinto che Rita, Nino, Lorenzo, Gian, Augusto sapranno allontanare questo rischio, questo pericolo, perché in primo luogo hanno da tutelare un bene, che è il bene della democrazia. In una città in cui la democrazia si esercita in maniera partecipata, penso che i candidati a queste primarie debbano avere questo impegno. Io mi fermo. E... su questo volevo chiederle, proprio diciamo a carte scoperte, lei ha parlato di una partita trasversale, se ci può dire anche quali, su quali programmi teme che poi l'accordo ci sia, che il sotterfugio sia fatto, insomma, perché si stanno replicando delle situazioni molto simili a quelle del 2009. No, non ce ne sono situazioni simili al 2009. Il 2009 era tutta un'altra cosa. Nel 2009 esponenti del centro-sinistra, allora Michi Vendola, l'allora consigliere regionale Lonigro, allora Massimo D'Alema, gli allora esponenti del PD, gli allora esponenti l'onorevole Di Gioia, mi vennero a chiedere di candidarsi nel centro-sinistra. E io ho detto la mia disponibilità. Quel percorso è il percorso che io ritengo si debba fare. Ho segnali di inquinamento, di possibili timori di inquinamento. Certo, quando vedo, sento, mi arrivano telefonate in cui mi si dice che qualche competitor sta chiamando persone del centro-destra per farsi sostenere, io perlomeno sono preoccupato, ma mi fermo qui. Mi fermo qui perché io vorrei che adesso il confronto sia spostato sulle cose da fare, sulle cose che la coalizione ha deciso di fare. Chi si confronta con me su questo, che si vuole confrontare con me su queste regole, con queste regole, con questi elementi di chiarezza, io sono pronto a farlo. Torno a ripetere, il centro-sinistra si deve scegliere da solo da chi deve essere rappresentato. Sindaco, però non per rimanere su questo tema, ma la partita ingaggiata tra lei e Augusto Marasco. Io non ho una partita con Augusto Marasco. La partita che sembra abbiate ingaggiato è una partita che non porta nessuno. Di entrambi, perché entrambi avete lavorato insieme per 2 anni. Allora, o la città ha assistito a una pantomima in questi 2 anni e mezzo, o lei ha sbagliato clamorosamente nel febbraio del 2012 quando ha fatto entrare Marasco in giunta, ma anche Cavaliere, perché gli stessi appunti mossi a Marasco erano gli stessi mossi a Cavaliere. Lei stava facendo delle scelte di centrodestra. Lei queste scelte le ha rivendicate, ha detto, sono tecnici, non sono tecnici puri, non sto qui col manuale Cencelli. Allora, o lei ha sbagliato in quel momento, e allora, come dire, è una sottovalutazione politica gravissima quella che ho commesso, e io su questo ho dei dubbi. Dall'altra parte, o Marasco ha sbagliato ad accettare, credo che è una partita che non avvantaggia nessuno. Io mi domando perché invece non si riesca a fare una battaglia sulle primarie positiva. Insieme abbiamo fatto questo. Di entrambi la allora, sta ingaggiando. Allora, io stamattina questo poi, voglio dire. La città, sembra che sia, che poi il centrodestra, insomma, qui soltanto Nino Abbate non ha fatto incontri con qualcuno del centro. Non so lei, però a me mi risulta tutti, tranne Nino Abbate. Io li posso... So anche di Rita Sarò. Ti ha fatto qualche sui miei incontri, cioè, le posso dire che non ci sono stati. Non mi sembra, D'Urso, lei non si meravigli, perché la trasversalità della politica, come dire, la conosce da tanto. Allora la scelta che ho fatto, la scelta che ho fatto a febbraio del 2012 era la scelta di inserire nell'amministrazione gli esponenti delle professioni. Io chiesi al presidente dell'Ordine degli Architetti, in quel momento l'architetto Augusto Marasco, di dare una mano alla città. Ma non può essere cambiato in 10 giorni. No, allora è cambiato. Gli accordi pure prima. Chiedo scusa. È stato nella stanza dei bottoni. Tant'è che a me dà fastidio, o fa specie, quando si scopre, dopo essere stati per 2 anni, che questa città
è una città che fa schifo. Ma io non lo dico, io dico che dopo 5 anni che ho lavorato, questa città è una città che amo e che voglio contribuire a salvare. Io non sono stati fatti e che posso anche aver fatto. Sulla scorta di questo aprire il confronto sulle prospettive che il centro-sinistra vuole dare a questa città. Io lo faccio partendo da 2 atti concreti che sono le cose da farsi nei prossimi 100 giorni e il programma della coalizione arricchito dalle linee strategiche della mia candidatura. Su questo io spero che ci si possa confrontare. Sindaco, c'è una dichiarazione abbastanza forte. Questa dichiarazione che è abbastanza forte, sono sicuro che i gruppi di potere stiano preparando un stile percorso di rientro a Palazzo di Città. Come credo che Palazzo di Città interessi tutta la cittadinanza e che ci possa essere questo percorso di rientro dei gruppi di potere, farebbe male a tutti se ci può spiegare questa dichiarazione che secondo me è la più forte che ha fatto il Consiglio. Sì, soprattutto diamo un'identità a questi gruppi di potere, perché Agostinacchio diceva che erano i salotti. Ciliberti dicevano che abbiamo un'identità, i gruppi di potere avranno dei nomi e cognomi o sono degli avatar? Allora facciamo così, Io dico con chiarezza chi sono i miei sostenitori e chiedo con chiarezza che tutti quanti i miei competitors dicano chi sono i loro sostenitori, va bene? Io metto a disposizione con trasparenza, se mai dovessi avere 1 euro di contributo esterno da qualsiasi persona o da qualsiasi gruppo economico, lo metto a disposizione della pubblica opinione ogni traccia finanziaria di sostegno alla mia candidatura. E chi sono i sostenitori? No, io domando, io so chi sono i miei sostenitori. Pensavo che ce lo diceva. Certo. Te li dirà. Alla stessa maniera chiedo per la trasparenza, la condivisione e la serenità che tutti quanti facciano lo stesso percorso. È chiaro che io immagino che i percorsi debbano essere trasparenti e quando parlo di gruppi di potere parlo non solo di gruppi di potere economico ma anche di gruppi di potere legati a situazioni di non limpidezza, a situazioni che possano inquinare anche il modo di amministrare. Infatti, no, ma è essenziale questo passaggio della comunicazione, di aver lavorato compiutamente alle cose da fare senza averle spiegate fino in fondo, perché ha scatenato al putiferio il fatto che io sia stato fotografato vicino a una panchina. Ma sapete quante volte io sono andato a vedere i lavori che si stavano facendo e che anch'io tante volte ho dato il mio, diciamo, la mia sollecitazione, perché adesso è uscita quella fotografia, qualcuno dice è sbagliato, può essere pure che sia stato sbagliato. Certo, io l'ho fatto sempre, probabilmente la città non se ne è accorta e questo è un limite sul quale io ritengo di poter dire con chiarezza non sono state le cose che ho fatto, ma forse non le ho fatte comprendere fino in fondo. Sindaco, però ci sono stati molti ritardi nella sua azione politica amministrativa, non è soltanto una questione di una vestiera. Posso prendere... Le liste sono... è chiaro che ci saranno anche delle liste che fanno riferimento direttamente al sindaco. Le liste dovranno avere la caratteristica, non solo le liste, ma anche la futura giunta, i futuri organismi operativi dovranno avere in termini concreti il tema della parità di genere concretizzato e io assieme ai partiti verificheremo alcune condizioni. È chiaro che se lei vuol sapere, se io sono dell'idea che chi ha fatto più di un certo numero di mandati debba valutare l'opportunità politica di ripresentarsi, è un tema che dobbiamo affrontare. Su questo non ci può essere un diktat, secondo me può essere opportuno che chi ha fatto più di 2 mandati possa decidere di non mettere la sua... possa decidere con il partito e con la coalizione, perché l'esperienza in politica non è un dato negativo, l'esperienza in politica è un dato positivo, in politica è il malaffare, l'incompetenza e la cecità amministrativa. Io spero che ci siano giovani e donne che vogliano partecipare, è chiaro che liste in cui ci sia anche una presenza di esperienze politiche sono non da bandire, io non bandirò nessun apporto, è chiaro che vorrò condividere con i partiti la strategia di fondo. Se le domande poi sono specifiche sui singoli consiglieri,
io dico, le liste parità di genere, le liste con volti e speranze nuove, gli organismi amministrativi, le giunte parità di genere, la presenza di persone in giunta, in lista sicuramente, con un'attenta valutazione di figure nuove, senza demonizzare e senza nello stesso tempo elidere con un tratto di penna l'esperienza positiva. È chiaro che si dovrà discutere anche di questo. Sicuramente io non accetterò gente che abbia una fedina penale non trasparente e chiederò a tutti i miei candidati delle mie liste di sottoscrivere la carta di Pisa, che è la carta che gli amministratori, il codice etico, la carta che gli amministratori candidati devono sottoscrivere. Chi non lo fa, dal mio punto di vista, non può essere parte della strategia del governo della città. Allora, in primo luogo, io sono una risorsa del centro-sinistra. C'è stato qualche comunicato che ha fatto anche qualche riferimento al fatto che io potessi essere il candidato del centro-destra nella passata amministrazione. È vero, sono stato sollecitato anche da esponenti del centro-destra ad essere il candidato, ma la mia storia, la mia formazione politica, culturale, personale, è una storia che ha nei valori della condivisione, della solidarietà, del percorso della giustizia sociale, elementi inqualificabilmente identificativi. Io sono una persona che nasce con un percorso personale nel quale non c'è nessun dubbio sulla mia identità. È chiaro, io sono convinto e sono certo di vincere le primarie, di potermi confrontare con il centrodestra o con le altre forze che saranno in campo in una competizione leale. Sono convinto anche di poter vincere questa ulteriore sfida. È chiaro, se io non dovessi essere il vincitore delle primarie, non mi farò venire le crisi di nervi, non mi dimetterò, governerò la città fino all'ultimo minuto perché la città, e mi candiderò a sostegno del centro-sinistra, in una lista che può essere una di queste liste, sicuramente sì, può essere anche la mia lista civica, Mongelli per Foggia, che continua ad essere ancora esistente e nella quale io sono stato eletto consigliere comunale. Questo è il regolamento, cioè che domanda è? Io non ho... Per giuro, mantiene la parola, cioè, non capisco. Io non ho... Il mio problema non è il... No, qui è un obbligo politico e lo farò ancora di più, perché se non dovessi vincere io voglio essere, dal mio punto di vista, anche il garante, con la mia presenza in Consiglio Comunale, di scelte che non posso condividere. Eh? Probabilmente, se guardate, io stamattina vedo tanto affetto intorno a me, se qualcuno si vuole liberare di me sicuramente non penso che siano le persone che stanno qui in questo momento, non penso che ci sia qualcuno, forse ci sarà, dai. Qualcuno ci sarà, le città, le persone che vogliono incontrare, che mi incontrano in mezzo alla strada, difficilmente mi mandano a farsi benedire. Qualcuno su Facebook mi vuole impiccare? Vabbè. Venisse diviso e parliamone. Poi io in questo momento vi posso assicurare sono di una serenità incredibile, perché dopo aver fatto la scelta di mettere nuovamente la mia persona a disposizione della città, più un gesto migliore dal mio punto di vista non lo potevo fare. Vedo anche una presenza significativa delle forze politiche, quindi non mi sento solo. Io in questo momento sto facendo una conferenza stampa, ma una chiacchierata con la città molto serena, molto partecipata, non priva anche di momenti decisi e delicati, e questo è bene che la città abbia questo modo di confrontarsi. Nella stessa maniera io dico che sono pronto a rispondere alle domande e a confrontarmi con tutti i miei competitors con la lealtà di chi lo vuole fare con un solo interesse, il bene di questa città. Una città che io ho amato e che amo, una città della quale non ho mai detto mi fa schifo questa città, una città nella quale sono nato,
una città nella quale sono cresciuto, in quel Borgo Croci che mi ha visto piccolo e nascere vicino a chiese come Sant'Anna o il Cappellone delle Croci, quella città che mi ha dato l'esperienza più bella della mia vita. Io in questi 5 anni ci ho rimesso di tutto, ci ho rimesso l'impegno personale, ci ho rimesso la vicinanza con la mia azienda. In 5 anni non sono mai più rientrato nel mio ufficio a Foggia. Ho dovuto chiedere alla mia famiglia di supplire anche le mie assenze dal punto di vista personale. Ho costretto mia moglie e le mie figlie a vivere esperienze difficili e particolari. Mi sono, perché no, anche dal punto di vista della salute, creato qualche difficoltà, ma sono sufficientemente, chiedo scusa del termine cazzuto, per rispondere a chi dice che sono stremato, con il fatto che invece dal punto di vista fisico non temo, e né tanto meno del confronto personale, temo nessuno. Alla stessa maniera penso che sia arrivato il momento di dire che Foggia vogliamo. Io voglio la Foggia dei diritti, voglio la Foggia delle pari opportunità, voglio la Foggia dell'orgoglio di essere foggiani, voglio la Foggia in cui, ad esempio, ieri sera vedevo Luxuria e i due amici Pio e Amedeo fare le loro performance su Italia 1 o in Russia. Voglio una città in cui si possa indossare, ad esempio, la dichiarazione di appartenenza all'Arcigay da un lato o all'Ageto senza che questo significhi chissà che cosa. Voglio una città in cui un sindaco di chiara espressione cattolica, con un percorso culturale che l'ho visto partecipare a, che ne so, all'Azione Cattolica, non abbia il timore di chiedere alla sua città di confrontarsi sul tema dei diritti civili. Voglio una città in cui anche i lavoratori che soffrono possano trovare nel sindaco una persona che gli vuole bene. Voglio una città in cui ci sia davvero l'orgoglio di essere cittadini foggiani. Poi questo passa per il sindaco Mongelli, va bene, io ne sono onorato ancora di più, ma passa soprattutto per una ripresa di coscienza che questa città non è l'ultima provincia del mondo. Questa città e questa provincia sono terra in cui si è fatta cultura, si è fatta grande sviluppo sociale, ci sono esperienze significative che si stanno realizzando, il conservatorio, l'Accademia di Belle Arti, le esperienze delle fondazioni che si stanno concretizzando. Voglio una città in cui fare una conferenza di questo genere non sia più una cosa impossibile. Spero, vi ricordate le tre idee emblematiche della mia campagna elettorale la volta scorsa? La cattedrale, Viale Giotto, il Teatro Giordano. Io spero che le tre idee della prossima città siano la stazione che diventa il luogo di accoglienza per i cittadini foggiani, per gli immigrati o anche per coloro che vengono nel nostro territorio. La città in cui sia possibile passeggiare casomai il sabato e la domenica da Piazza Giordano fino a Via Arpi con tutti i commercianti che fanno come quello che è successo qualche giorno fa nel viale della stazione, partecipando all'esperienza del Carnevale Foggiano. Lì abbiamo fatto dalla Notte Rosa al Carnevale Foggiano, cioè quegli elementi di vitalità della città. Voglio una città in cui i giovani, del forum dei giovani, si risentano e si sentano parte attiva. Voglio una città che sia una città a misura di uomo e di donna, una città soprattutto nella quale non si abbia più bisogno di un sindaco che viene detto essere eroe, non si abbia più bisogno di un sindaco che gira sotto scorta, non si abbia più bisogno di pensare che uscire la sera sia un problema. Questa città è la città che io voglio consegnare a chi verrà con me e casomai mi accompagnerà in questi 5 anni futuri. Io vi abbraccio e ovviamente sono ancora disponibile per altre domande. Vi giuro, non farò più polemica. La polemica è finita, la logica dello scontro è finito. Da questo momento chi vorrà si potrà confrontare sui temi e ci dovremmo confrontare tutti e cinque. Siamo tutti e cinque candidati che hanno dignità di essere sindaci di questa città. Non potranno essere soltanto un candidato a confrontarsi con un altro. Io sono pronto e lo faccio pubblicamente senza andare a cercare appuntamenti su Via Napoli.